E ciao a tutti e bentornati alla run veterana su Borderlands 3. Io sono Rohit e nello scorso episodio abbiamo finito l'epilogo di Borderlands 3 e abbiamo iniziato a fare le prove. Ora, io voglio fare un piccolo test con voi oggi. L'altra volta l'abbiamo fatta a Chaos 1, perché facendola a Chaos 1 si adattava al livello, altrimenti vedete invece di essere al 51 sono di livello basso. Ma ho riflettuto e secondo me potrebbe darsi che si adattano a livello comunque, perché queste qua non sono le missioni delle prove. Questa è la missione per andare sul pianeta. La prova, secondo me, si adatta sempre al vostro livello. Tant'è se oggi. Quindi andiamo letteralmente a fare un test. Andiamo a viaggiare a un altro dei terreni di prova. E vediamo letteralmente se, in effetti, la prova si va ad adattare col livello. Prima di continuare iscriviti per non perderti nessuna delle prossime run, guide e tutorial su Borderlands 3. Adoro sempre questi playthrough, mamma mia. Comunque, oh, è dettagliato bene il coso del terreno di prova, eh. Fa un po' strano vedere sto coso con una texture e poi quest'altra texture che è un pianeta dall'altro, però è dettagliato bene. Allora, questo è molto più bruttino, devo essere sincero. Bene, andiamo a prendere la scorciatoia come al solito. Prima o poi arriverà il giorno in cui con Flak riusciremo a prenderla al primo colpo, eh. L'abbiamo presa al primo colpo, ma dal lato sbagliato. Ok, si può far soltanto da destra. E niente. Ok. Ah, questa è quella coi jobber. Ok, quindi vedremo tanti loot enemies. Potremmo trovare un nuovo Raina qua. Adesso voglio vedere. Secondo me è adattata al livello la prova là. E il perché lo sto facendo è molto semplice. Perché io voglio giocare DLC senza modalità caos. Almeno finché non arriviamo a 72. Quindi se giochiamo senza modalità caos... andiamo a guadagnare meno esperienza e non livelliamo troppo. 51, ma avevo ragione. Avrei potuto fare anche la prova precedente. Vabbè. Abbiamo fatto un terzo di livello l'altra volta, adesso dovremmo far meno. Quanto cambiava con la modalità caos? Ah, 20% di XP, dubito che cambiasse molto allora. E adesso possiamo gustarci la nostra Free Radical Chaos 1. Il problema della Free Radical è che il tempo di carica è veramente un fastidio quando stai eliminando tanti nemici di seguito. Dovrei continuare a far così per tenerla a carica. Una rottura di scatola. Oh, guardiano. Perfetto. Oh, non sapevo che al guardiano gli scoppiasse la testa. Questa mia è nuova. Ah, è vero che abbiamo anche l'aiuda. Che livello è sto l'aiuta? 48. LOL. Carino sto l'aiuda, molto bilanciato. Direi che lo terremo per il boss e l'aiuda. Nemmeno un loot enemy? Che peccato. Oh beh. Allora, fatemi rimettere un SMG carino adesso che abbiamo finito col Preaker, perché altrimenti diventa una rogna andare sempre di Preaker contro così tanti nemici diversi. Preaker è buono contro dei nemici singoli.
Letteralmente se eliminiamo un nemico ogni volta ci fa lo sparo così. Ok. Oggi sarà tutto prove, regà, ve lo dico. Non vi aspettate altro perché oggi sarà letteralmente tutto prove. Dobbiamo fare tutte le prove e dobbiamo fare anche la Slaughter Star. Dubito che riusciremo a fare tutto oggi, Ok. Qua dovremmo avere il T-Rex gigante. Ne prova distinto, sì. Tiranno distinto. Allora. Oh, bro. Cosa mi lanci le cose addosso? Ma io non lo so. Okay. Sì, comunque, raga, mi sa che riusciremo a finire i DLC prima di arrivare a 72. Soprattutto i primi 4. Secondo me arriveremo allo Psycho Razziatore, che saremo già al 72. Vabbè, inizieremo anche la scalata verso il caos, allora, in quel caso. Vorrà dire che ogni tanto dovremo farmare, ma dovrebbe valerne la pena, dai. Davvero neanche uno psycho e un jabber mano lunga? Molesta, come cavolo lo chiamano? Figa ancora. Ok, boss. Allora, voglio provare a farla con questa. Vediamo. Dai, non è andata malaccio. Adesso facciamola con l'invisibilità. LOL. Perché l'hai spawnato 3 volte? Dovrebbe farlo solo 2 volte. Questa era strana. Ah, un altro White Elephant. Cosmic Stalker, però. Con bonus al danno critico e danno SMG. Ma è lo. Ok, tu sei interessante. Oh, siamo stati velocissimi anche. È la prima volta che riesco a farla in meno di 5 minuti una prova. Wow, ok. E 2 leggendarie anche. Ottimo. Più di 2, tutte leggendarie. Ah, vabbè, tu sei free money. Un'altra White Elephant. Molto bene. Vabbè, ne teniamo una da parte, tanto per, dai. Un altro Cosmic Stalker. Allora, come sei di abilità rispetto all'altro? Tu sei migliore, ok. Esageriamo. E poi mod per Amara, che va a farsi benedire. Ok, poi Sanctuary e prossima prova. Oggi direi che le facciamo tutte le prove. Magari il video sarà un po' più lungo del solito, ma voglio tirarmele via tutte, così la prossima volta ci possiamo dedicare alla Slaughter Star. Ok, allora, prossima arbalesta della disciplina. Tannis, state zitto. Ok, e hop. Perfetto, arpiglio sullo straprombo. Mamma mia, che arpigliata di bocca che ho fatto. Allora.
Vediamo il pianetino. A parte che lo posso vedere benissimo una volta che ho fatto l'abracadabra. Tanto dobbiamo usare la capsula ogni singola volta. Al primo colpo, regà, al primo colpo. Questa non mi piace tanto. Questo è il più brutto finora. Sì. Allora. Questo... Oh, beh, mi metto le armi in elettrico e fine. Ma sì. Magari riusciamo a trovare anche una Victory Rush. Tanto fino alla perla ho una Company Man Jacobs, non riusciamo a far molto. Ciao, voglio. Bravo. Tu pensa allo scopo che io penso a un'altra cosa. One shot. Ah. C'è un'odia, una cosa che odio sono questi qua che saltano via continuamente. Ti fanno perdere tanto di quel tempo. Dove vuoi andare? Ma dove vuoi andare? Oh no. Oh no. Ma perché? Ma perché mi devi far perdere tempo così, pezzo di infame? Oh, mamma mia, che serie. Che serie di one shot, signori. Pensi di scappare. Mamma mia, ste siepi quanto sono buggate. Ok, fase 3. Perfetto. Allora, l'arbalesta... Aiuta, dai. Diamogli l'aiuto. E... Hop! LOL? Cosa? Regà, l'aiuto è sbroccato. Non pensavo facesse così tanto danno. Aiuto! Ma è assurdo l'aiuto. Friendbot. Inutile, ma... Teniamoci, teniamo una mod di classe per ogni tipo, dai. Bene, direi che sappiamo cosa usare contro ogni boss.
Ma è assurdo solo a Yoda. È del 48. Immaginate se fosse al 51 caos di 1. Ok, leggendaria. Buona. Static charge. Allora, face zerker. Via. Red Fang, interessante. Static charge la teniamo. Probabilmente ci è inutile, però almeno è una cosa di attacco e poi una skin che facciamo. Ok. Tre prove fatte, tre prove che ci rimangono. Vamos. Cavolo, l'aiuto non possiamo utilizzarlo contro la prova di sopravvivenza, però. One-shottiamo il boss una volta, ma poi non lo one-shottiamo più perché c'è l'immunità. Però è una meccanica interessante. Elimini un boss, va in fase di immunità, poi ritorna in vita immune all'elemento che hai usato per eliminarlo. Credo immune, spero. Se mi dice che è resistente, basta, lo one shot comunque con l'aiuto. I soliti due DLC che andano a rompere le scatole. Allora. Whoop. Chi vuole cogliere la citazione? Fervore. La strega del fervore. Del fervore. Vediamo. Riuscirà il nostro eroe a far di nuovo la scorciatoia al primo colpo? Mamma mia, signori! Ma chi è lui? Signori. Ma questo è un cubo. Ma è bellissimo il cubo. Inesistente perché si spaccherebbero gli spigoli, ma è un cubo. Fantastico. Madonna, stavo per buttare giù nel vuoto. E voilà. Andiamo dalla strega del fervore. Prima di continuare, iscriviti per non perderti nessuna delle prossime run, guide e tutorial su Borderlands 3. Ok, allora. Voglio anche vendere gli scarti, intanto che ci siamo, così ci liberiamo un po' l'inventario e facciamo qualche soldino. Oh, andiamo. Ding, signori! Abbiamo fatto ding! Allora, questo ce ne frega qualcosa? Assolutamente no. Certo che il ghiaccio potevi evitartelo. Che infame. Bro. Ah, noi abbiamo fatto il 52, non abbiamo mica lo scudo nuovo da mettere, abbiamo lo stopgap. Ok, questo ci sarà utile se andiamo a terra spesso. Poi ne spawnano di nemici qua, però. Non ho capito cos'è che fa questi fuochi d'artificio. Perché li ho già visti in ogni singola prova. Deve essere qualcosa per terra che li fa. Però non ho la più pallida idea di cosa. Ok, uno. Poi. Mamma mia, il Dozer one-shottato. Il Golia one-shottato.
andare fin là. No, siamo finiti a terra per la prima volta, tragedia. Oh, psycho saccheggiatore, regà. Non ne ho mai visto uno dal vivo. Non ne ho mai visto uno dal vivo. Vediamo se riesco a aspettare. Ok, è finito l'effetto ghiaccio. Ma spettacolo! Che spettacolo, regà. Adoro. Oh, un flacker. Dai, prendiamolo tanto per. Allora. Oddio. Oddio. Povero Flacker. Esplosioni potenziate. Cosa mai potrebbe andare storto? Mamma mia, pensavo fosse crashato il mondo. Mamma mia, pensavo fosse crashato tutto, ma ha tirato un laggone. Invece sono solo sminchiato alla parte internet. Comunque, nel caso qualcuno di voi si chieda come funziona il Flacker, semplicemente spara un proiettile invisibile che poi esplode. Quindi se voi lo considerate come un proiettile che avete sparato e che poi esplode dopo un po', è facilissimo non farsi colpire. Se invece immaginate che crei un'esplosione dal nulla, allora è molto facile farsi eliminare da soli. Questo è anche il motivo per cui se sparate contro un muro vi esplode in faccia. Se io lo sparo così, esplode lì. Non attraversa l'area. Mamma mia. Quanto è divertente utilizzare il Flacker, signori. Mamma mia. Mamma mia, quanto è divertente. E consuma comunque una munizione, secondo me a livello del walker, a livello di danno. Scusate. Eh sì, a livello del walker, sto cavolo. 4800 contro 15000. E comunque one shot, rendetevi conto. Ah beh no, perché non stiamo considerando le esplosioni, no, sono scemo io, scusate. No, 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 c'ha senso. Ok, è a livello del walker, a livello di danno. Per singolo colpo, ci sta come DPS. Voglio vederlo con l'invisibilità contro la strega del fervore come si comporta. Di più. L'unico peccato è che ha un range limitato, quindi dobbiamo andare relativamente vicini. Ok. Vai, vediamo quando la strega del fervore quanto one shot. LOL. Sì. Posso immaginare perché le prove non siano quella gran difficoltà nemmeno Chaos 10. Meno male che hanno aggiunto le vere prove, dai. Ok, allora, che ci ha droppato la bestia? Un altro Facezerker. Ok. E un LED Splinkler che se ne va nel cestino per linea direttissima. Allora, dai, sto Flacker mi piace, mi piace. Niente leggendaria? Ok. Peccato, peccato. Quattro prove fatte, due rimaste da fare. Vamos, dai regà. Ne rimangono due. Dopo tutto questo tempo è... Boh. In inglese direbbero refreshing.
fare qualcosa di diverso dalla storia, dalle missioni, far proprio dell'arena, sparare, basta. Ho bisogno di te, mia creatura. Proprio ci sta, ci voleva adesso questa cosa diversa. Ora, non ci sta a sentirmi l'attivazione di due DLC contemporaneamente ogni volta, perché quello è un vero peso. Ok. Non ho selezionato la mappa. Oh, Skag della sopravvivenza. Mossi piange. Lo one shotteremo in un modo con l'aiuto e con l'altro... col coso, con... Ok. Questo è carino, ma se dal basso non vedo, guardo in cielo e non lo vedo, mi arrabbio, perché è un pessimo design in quel caso. Ok, allora. Proving Grounds, Survival. Ok, questi sono tutti Skag e formiragni in teoria. Sperando non ci siano dei piccioni anche. Ok, allora. Hello. Bella lì. Bello che questo era il primo o il secondo Proving Grounds che io avessi mai visto prima del lancio di BL3. Se ve lo ricordate, ad alcuni creator era stato dato l'accesso completo al gioco. Era stato dato in un modo molto strano anche. Praticamente a loro avevano dato in anteprima un account dell'Epic Game Store con già il gioco, invece che darlo al loro account Epic. Probabilmente l'Epic Game Store non supportava le key usate in questo modo, immagino. E dopo di ciò aveva comunque dato il gioco in anteprima, perché... tipo Jolstud, mi ricordo che poco prima del lancio aveva il suo account col gioco ed era già con i gradi guardiano, quindi già finita la storia. E le prime cose che erano stati autorizzati a mostrare erano i terreni di prova, quando avevano fatto tutto il marketing iniziale. E dopo i terreni di prova, Jolstud e Killer Six avevano potuto mostrare alcune funzioni bonus, come il farmare i boss con i teletrasporti che ti fanno andare subito lì, invece che come BL2 che ti fa tornare indietro. La posta... tutte quelle cose lì. Una cosa che secondo me è un peccato, che non credo, forse l'abbiamo vista una volta, forse, ma non mi sembra che abbiano mai fatto una run coop Jolstud e Killer Six su BL3. Forse l'hanno fatta una volta, ma Jolstud è talmente tanto che non fa una run lì che boh, è un po' triste. L'ultima che ha fatto non c'era nemmeno il DLC4 ancora. Immaginate quanto manchi. Magari se con il rilascio di BL4 uscirà anche un DLC sul 3 di collegamento, potrebbe darsi che farà una run di nuovo. Vedremo. Allora, Varkid. Oh, yikes. C'è un amico mio che ha la fobia per gli insetti e ha un problema con i Varkid. I formiragni non tanto, ma i Varkid proprio gli causano uno schifo che... Porello. Avrebbero... secondo me sarebbe stato più carino se avessero fatto una cosa tipo quella che ha fatto Hogwarts Legacy. Che coi ragni, per chi ha l'arachnofobia, c'è un'impostazione per, se non mi ricordo male, trasformarli in scatole o qualcosa del genere. Soltanto i ragni. Per quelli che hanno la fobia. Ma sarebbe stata una cosa carina farlo anche con i Varkid. Però posso immaginare che la chiarezza del gioco poi manca, perché rispetto a Hogwarts Legacy, qua devi sapere i pattern dei nemici. Se c'hai Vermivorus o Emovora, come fai a trasformarli in scatole e capire che pattern stanno facendo? Però io mi ricordo letteralmente Jolstud in questa mappa, prima del rilascio di BL3. Mi sta venendo i feels del 2019, raga. Quando il mondo era ancora sano e... le cose non costavano il triplo. Oh,
Ma quanti ne vengono fuori? Madonna. Allora, l'aiuta e one shottiamo quel pirla. Adesso dovrebbe trasformarsi in elettrico, forse guadagnare l'immunità, non ricordo. No, è casuale, non si adatta. Però tank, eh? L'aiuta con l'invisibilità non l'ha one shottato. Tankato. Bella resistenza elementare. Ok. Oh, leggendaria sto giro. Meno male, ce le siamo meritate, dai. Allora, Rebel Yell da buttare. Skin da ignorare. Ah, ancora niente Victory Rush. E una Bloodletter. Peccato che non abbiamo Mose. Bene. Ultima prova, signori. Mi ricordo chi è che ci manca. Mi viene in mente nessuno. Ah. Il Sera. Ci manca il Sera. Questo sarà one shot istantaneo con l'aiuto. Debole all'elettricità quel coso. Ripperoni lui. Porello. Ok, il Sera di... Non mi ricordo più qual è l'ultima cosa. Ah, supremazia, il Sera della supremazia, giusto. Che è anche il più facile dei raid boss, perché lo puoi one-shottare anche con una build normale, ti basta avere le armi giuste. Perfetto. Non ho guardato in cielo se si vedeva il coso, ma dubito. E sala d'ossidiana, sì. Questo è strano ma bello. Però a parte quello non sono collegati. Ecco, questo è assolutamente irrealistico. No. Uff. Stavo per cascare nel vuoto. Grazie Balex, non farti ammazzare, gentilissimo. Gentilissimo Balex, proprio guarda, se non me lo dicevi c'avevo quell'istinto proprio di buttarmi nello spazio e sparire. Grazie Balex, grazie. Allora. Ok. Questo credo sia tutto Mali One di nuovo. Ah, Mali One e Guardiani, ok. Audio buggato anche no, eh? Ah. Oh, raga, ma noi abbiamo bombardamento orbitale 2.0. Scusate, eh. Cioè. Bombardamento orbitale, raga. Che fo, me ne privo. Ok, allora. 1 su 3. Poi. Come ho fatto a non colpire il barile? Qui. 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 Allora. Ok. 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 Oh. No, ho beccato lo spigolo, ho sprecato un colpo. Tristezza assoluta. Ma i Seras mi vanno anche bene. Il problema sono i Jet Trooper. I Seras almeno stanno fermi.
Stanno lì a farsi menai, Seras. Che ce frega, che ce importa. Oia. Resto rapido però questo, eh. Resto, rapido. Allora. Andiamo a far così. Così. E c'è qua, si bussa, un Nog. Dai. Belli lì che li ha tippati sul barile, sono esplosi all'istante. Spettacolo. Ok. Ah, ok, mi stavo preoccupando. Ok, boss. L'aiuta. Eccolo qua. E hop. E one shottiamo qualcosa. Adds. Allora, elementalist. Inutile. Sì, dai, dici cosa hanno detto prima di sparire. Ciao bro. Allora, vediamo un po' che ci dà di drop. Siamo stati super rapidi a sto giro. Allora, una Magnificent. Carina. Ci sta. Molto meno danno della Free Radical, ma fire rate molto superiore, soprattutto un elemento. Questa la guardiamo dopo. Bounty Hunt. Oh! Ma è lo... Ok, quindi ha un punto in più nello squaletto e un punto in meno nei soldini. Purtroppo però i bonus fanno tutti cagare. È il bello che se vai a vedere le percentuali in totale fanno più schifo quella al 52 che quella al 32, mamma mia. Allora, un altro free handbot. Per giunta col 52% di danno corpo a corpo, incredibile. E poi c'è lui, che ci va ad aggiungere radioattivo e scivolate, e ancora una volta se ne va a fa un bel giro. Allora, signori, io direi che per questo episodio abbiamo fatto abbastanza, e nel prossimo sarà il turno della Slaughterstaff. E poi, finalmente, ci butteremo sul DLC 1. Detto ciò, ciao a tutti.